Puntata di aggiornamento sulle elezioni americane. Siamo in pieno, o meglio, sono in pieno marasma, ma di conseguenza, vista l'importanza planetaria di queste elezioni, siamo nel marasma anche noi. Do subito il benvenuto ai nostri due ospiti. Allora, per la prima volta do il benvenuto al professor Massimo Viglione, accademico storico della filosofia e saggista. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Ben ritrovato Cosimo Massaro, scrittore, giornalista, blogger. Ciao Cosimo. Ciao carissimo Carlo, saluto con affetto anche il caro Massimo Viglione e tutti coloro Grazie. che ci seguiranno. Cosimo Massaro, autore del libro Usurocrazia svelata, attacco alla civiltà cristiana per Ginko Edizioni. Ecco qui, vedete la copertina del libro. Allora, siamo nel pieno marasma, in America sì, e anche noi, come dicevo, in premessa di conseguenza. Allora, professor Viglione, cosa sta avvenendo? Sembrava col voto in presenza Trump aveva stravinto, ma adesso i voti postali stanno ribaltando la situazione, ma qui c'è da aprire un bel capitolo, direi. Eh sì, c'è da aprire un bel capitolo perché è evidente che in qualche modo sta avvenendo quello che anche se lo stesso Trump aveva paventato. Sì, è quello che si chiamano letteralmente brogli elettorali. È anche inutile discuterne perché addirittura nel Michigan sembra che ci siano più schede votate che votanti. Quindi proprio siamo a livello, diciamo, se non è il Michigan è un altro stato, ma insomma ho letto che proprio in qualche modo sta avvenendo questo. È chiaro che è un ribaltamento totale, diciamo, è un brogli elettorale per ribaltare il voto che era già preparato. Io non darei un peso secondario alla frase della Pelosi. La Pelosi, bene o male, è la donna di punta. Ormai la Clinton sta declinando per tante ragioni. La Pelosi è quella che prenderà il posto della Clinton, probabilmente sarà una candidata alla presidenza nel futuro. E la Pelosi, che è lo speaker della Camera, non ce lo scordiamo, ha detto testualmente che anche se dovesse vincere Trump, a gennaio giurerà Biden. Ora, questa frase, uno ci passa sopra, la prende come provocazione, quando quello che si vuole, ma se uno la dovesse prendere letteralmente, starebbe a significare una sola cosa, perché attenzione, non è che qualcuno, io ho letto, qualcuno dice vince Trump, lo uccidono e va Biden. No. Se dovessero uccidere Trump, andrebbe il vicepresidente di Trump, perché avrebbero vinto i repubblicani. Quindi, se uno dovesse prendere attenzione alla lettera quella frase, e non come una provocazione di una donna che evidentemente ha il fuoco nell'anima, dovrebbe concludere, razionalmente parlando, che si va alla guerra civile. Perché in qualche maniera, se uno la prendesse letteralmente, stiamo parlando non di Pinco Pallino che ha detto una frase, stiamo parlando della Pelosi, Nancy Pelosi. Cioè uno dovrebbe prendere, questi sono pronti alla guerra civile, sostanzialmente, se dovesse vincere Trump. Naturalmente prima tentano la via dei brogli. E a questo punto, a mia opinione, l'ho appena scritto anche, a mia opinione tutto è nelle mani di Trump. Nel senso, io credo questo, e poi appunto voglio sentire anche l'opinione di Cosimo, la vostra opinione. Io credo che queste elezioni, diciamo, nel mondo politico statunitense, la consapevolezza che queste elezioni servivano solo a capire chi dei due doveva fare poi dopo qualcosa. Nel senso che tanto in ogni caso, se avesse vinto Trump, ovviamente Biden non avrebbe accettato e quindi sarebbero venute delle conseguenze appena dette, qualunque esse siano. Se invece vincesse, diciamo così, Biden, ora vince naturalmente con dei imbrogli, a questo punto sta a Trump. Cosa farà Trump? Naturalmente farà ricorso. Ma attenzione, io sentivo ieri un esperto, perché queste cose sono un po' complesse, io sentivo ieri un esperto, diciamo così, dei meccanismi istituzionali e costituzionali statunitensi. Trump non fa ricorso, non può fare ricorso alla Corte Suprema. Attenzione, perché la Corte, questo sarebbe, magari, diciamo così, Trump deve fare ricorso alle corti federali dei singoli stati in cui lui presume che siano avvenuti dei brogli. Ora, queste corti federali ben difficilmente daranno ragione a Trump, attenzione. E se magari una sì, due no. Per cui in realtà, la situazione, a mia opinione, è molto complessa, al punto tale che qualora si dovessero in qualche maniera accettare, ratificare, ecco, i brogli, perché è chiaro che ci sono dei brogli, a questo punto Trump dovrebbe o accettare il verdetto
e con lui più la grande maggioranza numerica dei votanti americani, sì, o fare qualcos'altro. O fare qualcos'altro. E Cosimo, il professor Viglione ha già messo tantissima carne al fuoco, quindi la situazione è molto molto complessa, si prospettano magari anche tempi lunghi. Allora, io sono, cioè, affine al pensiero del professor Viglione. Naturalmente, come abbiamo già detto in altre interviste, viviamo in un periodo epocale. Naturalmente questo periodo epocale realmente ha delle elezioni, che in questo caso sono rappresentate dagli Stati Uniti d'America, delle elezioni anche epocali, di un'importanza epocale, dove la vittoria in questo caso di Trump è sostanzialmente importante nel cambiamento delle direttive del mondo. Cioè, è chiaro, cioè, da una parte, se vincono i Dem, vince il Deep State e vince tutto ciò che hanno programmato loro, il Grand Reset e tante altre cose che poi magari in seguito ne parleremo. Se vince Trump, darà un fermo a quel nuovo ordine mondiale pianificato dal Deep State e dai Dem che rappresentano questo Deep State in America. Quindi che cosa accade ora? Ora ci troviamo davanti a uno scenario, perché gli imbrogli si sapeva che ci sarebbero stati, l'aveva previsto anche Trump. Io credo innanzitutto che comunque abbiano studiato delle contromosse, e me lo auguro, perché non possono essere così stupidi da non averle pensate. Magari, che ne so, delle schede che sono particolari, dove magari evidenziano se ci sono state aggiunte delle schede false. Ipotizzo ora, io non sto dicendo, sicuramente i voti postali sono stati l'ago della bilancia che hanno portato poi i voti a Biden, e questo già si sapeva. Ora, come dice giustamente il professor Viglione, magari lui non può andare direttamente alla Corte Suprema, dovrà passare giustamente da questi tribunali, che notoriamente magari non sono tutti schierati con lui, quindi è da vedere. Però c'è da considerare un altro fattore fondamentale, cioè che veramente si rischia la guerra civile. Bisognerà vedere in effetti Trump se avrà il coraggio di portare avanti questa battaglia. E perché secondo me avrà invece il coraggio di portarla avanti? Perché se perde sarà totalmente finito lui e la sua squadra. Cioè, bisognerà vedere se poi avranno degli accordi di resa. Cioè, perché è una vera e propria guerra. Magari faranno degli accordi, stabiliranno qualcosa. Questa può essere una soluzione. Ma se non ci saranno degli accordi di resa, no? E Trump vuole andare avanti, non rimarrà poi, oltre la questione... diciamo delle corti, è la guerra civile realmente. E da tenere presente che poi negli Stati Uniti d'America la maggior parte della popolazione è tutta armata, quindi da lì poi non solo in America, ma c'è il rischio che lo scontro si espanda anche in Europa poi, perché siamo molto collegati. Quindi quel mondo sovranista, quel mondo che va contro il deep state, quel mondo che noi rappresentiamo buona parte, e quell'altro mondo totalmente asservito al pensiero unico dominante, nuovo ordine mondiale e Deep State. E di cosa di cui ritorneremo fra poco. Professor Viglione, lei nella dirimere questa situazione, perché ormai non ci sarà un vincitore ufficiale, no? Proprio ufficialmente dichiarato, prevede tempi brevi, tempi medi, tempi lunghi? Io non prevedo tempi brevissimi, ma nemmeno lunghissimi, perché comunque c'è la scadenza del 20 gennaio. Cioè, questo è molto importante, cioè, mentre in Italia figuriamoci che cosa succedeva, e negli Stati Uniti non funziona così, nel senso che praticamente c'è questa scadenza del 20 gennaio. Addirittura io, questo potrebbe essere anche un altro pericolo, leggevo, non so se sia vero, non so se voi a questo riguardo avete più notizie di me, che qualora per il 20 gennaio non si arrivasse a una definizione accettata, diciamo così, della presidenza, secondo la Costituzione, non so se sia vero, ripeto, io ho letto, ma potrebbe essere una balla, ma secondo la Costituzione dovrebbe prendere provvisoriamente il controllo dello Stato lo Speaker della Camera, che guarda caso chi è? Nancy Pelosi. Nancy Pelosi. Cioè, e quindi voglio dire, attenzione, cioè non si può nemmeno immaginare lo stesso, a quel punto veramente è un colpo di Stato, cioè un colpo di Stato a tutti gli effetti, per cui adesso questo è da verificare, questa notizia,
Però è anche vero che in un certo senso magari non sarà Nancy Pelosi, sarà un altro, però non è che l'America può stare, che ne so, 8 mesi in attesa di, cioè non è come la Chiesa Cattolica dove ci sono state la sede vacante, no? E dove vabbè, la Chiesa va avanti uguale perché è la Chiesa Cattolica. Gli Stati Uniti sono gli Stati Uniti, è la principale potenza militare poi alla planetaria, quindi figuriamoci. Quindi logicamente non penso che sia andato, cioè non si risolve in 48 ore. Ecco, senta professore, ma se non si risolve nel giro di comunque nel giro del 20 gennaio, ma anche nel giro anche di qualche settimana, vuol dire che la situazione dopo degenera a quel punto. Certo, guarda, io non è che fra 20 giorni, un mese, se non si è risolta, saranno ancora lì che faranno corsi e ricorsi. Probabilmente la situazione anche a livello sociale sarà già degenerata. Questo, se mi consente, è una domanda capitale, nel senso che se fossimo in altri paesi uno potrebbe pensare anche a tempi lunghi, ma già negli Stati Uniti non si può pensarlo, e soprattutto, primo, perché sono gli Stati Uniti e hanno il controllo del mondo, due, perché gli americani non sono tipi da sopportare situazioni del genere, come diceva anche l'amico Cosimo Massaro. Non sono gli italiani, che scusi, la in molti stati gli italiani, io ricordo ancora che a febbraio, quando è iniziata tutta questa vicenda paradossale del Covid, apparve un articolo in cui si diceva che gli americani andavano praticamente nei negozi di armi a comprare i fucili. Questo a febbraio, che uno fece anche la battuta che sparano al virus. Non è che sparano al virus, è la loro forma mentis. Capiscono che c'è un problema, mi compro il fucile, è molto semplice. Questa è proprio la forma mentis americana. Attenzione. Terza cosa, secondo me bisogna valutare tutto questo secondo quello che diceva Cosimo poco fa. Cioè, siamo in un momento epocale, qui non stiamo decidendo, che ne so, negli anni 70 tra Ford e Carter, che adesso dico per dire, faccio dei nomi a caso, qui non stiamo nemmeno, attenzione, nemmeno Bush con Clinton, qui è un passo avanti ulteriore. Cioè il Deep State ha preparato tutto questo perché non può accettare altri 4 anni di Trump, gli salterebbero i piani, in un momento in cui ormai è partito anche il meccanismo, diciamo, del totalitarismo sanitario covidistico, in qualche maniera covidiano, per cui oggettivamente è impensabile che loro possano accettare Trump. Ecco perché io ripeto, oggi è tutto nel male di Trump. Purtroppo Cosimo, in questo senso, lui è più, da quello che ha detto lui, come dire, crede più a una reazione dura di Trump. Io temo che alla fine gli dicono: senti, non ti tocchiamo la Trump Tower, non ti tocchiamo i soldi, state zitto e vattene. Questo secondo me. Però è chiaro che a un certo punto, io lo dico sinceramente, io personalmente, io mi auguro che Trump non ceda. Questo è quello che io auspico, è il mio pensiero personale. Perché se cede, siamo nelle mani veramente, altro che del grande reset, andiamo molto peggio. In questi quattro anni. Sì. Si possono ipotizzare anche in Italia lockdown a singhiozzo per mesi. Hanno rimandato da venerdì a domenica, da domenica a lunedì a mercoledì, da mercoledì a venerdì. Secondo voi perché stanno rimandando da giorni e giorni? Sì, quando ecco, l'altra occasione. Anticipiamo un attimo, veniamo un po' al punto, la Cosimo. Cosa sta aspettando il governo Conte anche nella strategia dei lockdown? Di vedere l'esito in America. Allora, teniamo conto di una cosa, come diciamo anche questo sempre. Chi sta come classe dirigente nel nostro paese non comanda nulla. Teniamo presente, sono solamente dei burattini che eseguono solo ordini e quindi comandano solo per il mainstream, semplicemente temporeggiando e seguendo alcune schede che sono appunto di geopolitica internazionale. Cioè, questo deve essere chiaro. Da questo punto di vista ora abbiamo alcuni segnali che io, ad esempio, ieri in un post su Facebook ho fatto notare. Ma avete visto che nei mass media non c'era una sola persona che spendeva una parolina a favore di Trump? In tutti i mass media totale, io l'ho evidenziato, lo sappiamo. Quindi ti fa capire come il Deep State controlla totalmente l'informazione mainstream. Primo punto. Secondo punto, dobbiamo analizzare per l'appunto che il Deep State sta mirando appunto a quel gran reset, e anche in questo caso voi notate che chi fa parte, diciamo, tra virgolette, di quel mondo sovranista, che poi sposa le idee di Trump e parteggia per Trump, guarda caso
sono anche, tra virgolette, contro questa falsa pandemia, dall'altra parte sembrano tutti a favore della pandemia. C'è tutto il pensiero unico dominante che c'è dietro la pandemia. La pandemia quindi è uno strumento per abbattere totalmente le economie nazionali mondiali, perché una volta abbattute loro sono pronti con quel gran reset che vogliono programmare, che hanno programmato già da anni addietro, che vogliono attuare. Quindi questo gran reset dove si dividerà la popolazione a livello mondiale tra chi è affine totalmente a loro, quindi dovranno essere marchiati con un microchip, una moneta elettronica dove sarà gestita solo da loro, dove ti dovrai fare un passaporto per poter viaggiare, e questo passaporto ti sarà dato solamente se avrai tutti i vaccini e se sarai affine al loro pensiero. Gli altri, allora, che non si, giusto per completare, gli altri che non si piegheranno a questi diktat o a questa tipologia saranno considerati untori, e quindi stanno già preparando dei campi, se vogliamo chiamarli riserve, vogliamo chiamarli campi di concentramento, vogliamo chiamare che poi il fatto che vorranno espropriare tutta la ricchezza privata con la scusa di azzerare i debiti mondiali e poi magari accontentarci con un piccolo reddito di cittadinanza universale. Cioè, vedi, lo scenario è drammatico se perde Trump, chiaro? Sì. Quindi anche io dico, in conclusione, permettimi, dico, auspico e prego che vinca Trump, solo per quello. Cerco di essere ottimista, però non posso negare anche il fatto che magari Trump, messo alle strette, possa scegliere quell'altra strada di resa. Mi auguro che questo non accada, perché sennò lo scenario sarà quello che ho presentato prima. Detto certo. Di Viganò al presidente Trump, nell'ultima lettera che ha scritto al presidente Trump. E difatti adesso ci veniamo subito in argomento. In sostanza, Cosimo e professor Viglione, il Covid-19 è l'acceleratore di processo ideale, perfetto, in pratica, mi sembra di capire, l'alibi, l'acceleratore di processo per il deep state, in pratica. Possiamo definirlo così, Cosimo? A me stavi, scusa, pensavo... Sì, sì. Sì, sì, assolutamente, lo ritengo un acceleratore, cioè quel classico meccanismo di problema, reazione, soluzione, cioè ti creano il problema, poi c'è una reazione da parte del popolo, voglio dire, impaurito, terrorizzato da ciò che gli viene detto e chiede fortemente una soluzione. E la soluzione è quella che hanno già programmato loro 5-10 anni prima, che hanno nelle loro agende, voglio dire. Ecco, professor Viglione, Cosimo Massaro aveva appunto evocato poco fa la lettera aperta dell'arcivescovo Viganò che ha inviato le scorse settimane a Donald Trump, a Monsignor Viganò, già nunzio apostolico negli Stati Uniti. Perché questa lettera è così importante e sta facendo anche così scalpore? Io proprio ieri sera ho avuto una trasmissione su questo praticamente con professor Gotti Tedeschi e con Aldo Maria Valli. Perché? Beh, qui chiaramente al 90% è un discorso ecclesiastico, cioè è un discorso cattolico, un discorso diciamo interno al mondo cattolico, ma non è solamente un discorso, cioè come dire, diventa anche politico mondiale. Monsignor Viganò eccezionalmente, con un coraggio eccezionale e soprattutto con una lucidità meravigliosa, sta denunciando con un crescendo esponenziale tutto il problema di quella che noi chiamiamo da sempre la crisi della Chiesa, cioè tutto il problema di quello che la Chiesa Cattolica ha scelto libera, la Chiesa Cattolica, gli uomini della Chiesa Cattolica hanno scelto liberamente di diventare negli ultimi 60 anni e con un procedimento progressivo che chiaramente è inutile dirlo, da 7 anni e mezzo è partito per la tangente completamente con un personaggio che evidentemente sta realizzando in toto proprio i piani di quel deep state, proprio i piani di quell'ordine, nuovo ordine mondiale, di coloro che lo hanno messo lì con un colpo di Stato sostanzialmente. Ora, finalmente abbiamo un arcivescovo della Chiesa Cattolica che dice chiaramente questo. Ci tengo a dire una cosa che è molto importante. Qualcuno potrebbe dire, ma non è il primo che denuncia le malefatte di Bergoglio. Attenzione, Monsignor Viganò non sta denunciando le malefatte di Bergoglio, sta denunciando l'intero fenomeno della crisi della Chiesa, sta denunciando il Concilio Vaticano II, lo spirito che ne è derivato, la riforma liturgica, sta denunciando, sì certo, la corruzione morale, d'accordo, ma è chiaro, ma quella
sta dicendo la verità. Quella è la conseguenza, non è la causa della rovina. La causa della rovina è teologica, è dottrinale, è liturgica, è il cambiamento di accezione, di presentazione della Chiesa di se stessa al mondo. Una Chiesa che si apre al mondo credendo di poter piacere al mondo, e mentre milioni di martiri vengono massacrati in tutto il mondo, mentre il mondo, mentre le chiese vengono bruciate in Francia, mentre in qualche modo le persone vengono uccise, mentre il mondo soprattutto diventa sempre più prima a cattolico, poi anticattolico, anticristiano. Quindi è una vera e propria denuncia lucidissima, ed è il primo che lo fa, attenzione, a 360 gradi. Anche questo è un punto molto importante, consentitemi. Fino adesso anche quelle poche voci che si sono levate di protesta era sempre sul punto di vista della morale, la moris laetitiae, questi aspetti qua, che per carità, per me che sono legato alla tradizione cattolica, va benissimo. Ma quella è una fetta della torta. Loro, in qualche modo, voitiguanamente, Giovanni Paolo II, se così si può dire, toccavano solo l'aspetto morale. Invece Monsignor Viganò tocca l'ecumenismo, perché è inutile che noi parliamo solo di un aspetto quando si è arrivati a mettere Pachamama nelle chiese. Se si è arrivati a mettere Pachamama nelle chiese, se si è fatto un culto pubblico a Pachamama in Vaticano, tanto vale votarsi a Belzebù, è la stessa identica cosa. Per cui tocca anche gli altri aspetti. Questa è una vera e propria, come dire, una novità dirompente all'interno della Chiesa. E concludo con la politica. Nello stesso tempo, Monsignor Viganò si è esposto anche politicamente, perché chiaramente ha scritto ben due lettere, o tre, adesso due lettere e un discorso, a favore di Trump, perché sta denunciando in tutto e per tutto quello che Cosimo diceva, cioè il piano del nuovo ordine mondiale, che non è un piano inventato 5 anni fa chissà dove, ma è un progetto antico secoli che però va avanti, si sta maturando sempre più per divenire adesso realtà assoluta. Leggevo ieri in un giornale internazionale inglese di economia, dove parlano un articolo intitolato 2030, dove si dice testualmente, a parte la copertina del Times col grande reset costruito, quello abbiamo visto tutti, ma in questo giornale si dice testualmente che vivremo senza, cioè praticamente, come diceva Cosimo, ognuno col suo stipendio, diciamo così, uguale per tutto il mondo, senza proprietà privata e senza privacy. E poi aggiungeva, e saremo tutti felici. Quindi non stiamo scherzando, attenzione, e Monsignor Viganò ha denunciato questo, anche proprio chiedendo a Trump di salvarci da questo, perché lui non è l'unico che lo può fare. Chiarissimo, chiarissimo. Cosimo, la Chiesa e diciamo il percorso che ha impresso il Papa Bergoglio è funzionale al Deep State, diciamo a quello che si prospetta il nuovo ordine mondiale? È totalmente funzionale, ecco, per questo motivo è stato messo lì Bergoglio, è stato messo lì appunto aiutato dalla mafia di San Gallo, dove alcuni cardinali si incontravano e vescovi si incontravano a San Gallo in Svizzera per pianificare proprio questa sua elezione e estromettere Benedetto XVI dalle sue posizioni troppo tradizionaliste che andava contro il nuovo ordine mondiale. Quindi è totalmente funzionale. E il Monsignor Viganò nella sua lettera in effetti denuncia proprio il Deep Church, l'ha chiamato, cioè nel senso quella chiesa profonda, e che è un parallelismo esatto di ciò che accade con il Deep State, è la stessa cosa. Quindi poi abbiamo un papa comunista, che vogliamo, che è molto affine alla dittatura comunista cinese, dove sta avanti nel nuovo ordine mondiale, controllo totale, quasi annullamento della proprietà privata. Quindi vediamo che lì stanno avanti, perché in effetti, voglio dire, il nuovo ordine mondiale e la globalizzazione hanno utilizzato poi la Cina per fare passi avanti nel nuovo ordine mondiale, perché la Cina era predisposta a questo, lo disse anche Soros. Da lì poi si spostarono tutte le multinazionali per generare ricchezza in Cina, produzione, e poi per invadere tutti i paesi del mondo con le loro produzioni. Ma poi in Cina si parla anche di controllo totale, quindi attraverso le app, quindi la moneta, e quello che diceva Viglione. Quindi lì abbiamo un'anticipazione, ma la questione sarà ancora più grave. Quindi il Vaticano, Bergoglio, oggi è totalmente affine a questo piano. Anche poi da un punto di vista morale, teologico, sta portando avanti il progressismo, sta portando avanti il modernismo cattolico. Il relativismo anche, no? Il relativismo nella Chiesa. Anche il relativismo.
Sì, che poi se il relativismo esiste, uomini, perché siamo limitati nel pensiero, no? Essendo limitati, non essendo onniscienti come il Dio creatore, ci può pure stare. Ma effettivamente però esiste una verità rivelata per chi crede, e quindi quella non si dovrebbe mettere in discussione da parte della Chiesa, è chiaro? Cioè, chiaro. Da chi è cristiano cattolico, voglio dire. Che poi un relativista può esistere, però dico, non può essere cattolico, è chiaro? Cioè, ricordiamolo che il fondamento della Chiesa, il fondamento del cristianesimo poi, si basa su una verità rivelata. In maniera provocatoria, poi, che cosa ho detto? Ma caro Bergoglio, tu puoi pensarla anche così e mi sta pur bene, ma fondati la tua Chiesa, non puoi stare seduto sulla sedia di San Pietro, è chiaro? Perché se L'hanno messo lì apposta, ma lo sappiamo noi, no? Lo sappiamo. Avremo sicuramente, tra l'altro, modo di riprendere queste tematiche che sono essenziali. Io volevo ritornare alla elezione, adesso per parte proprio finale di questa intervista, nostra intervista, proprio alle elezioni in America, perché siamo nel pieno marasma e, come dicevo all'inizio, per caduta e per conseguenza è nel pieno marasma anche il resto del mondo. Allora, per quanto riguarda l'Europa, Cosimo, proviamo a ipotizzare una presidenza Biden. Che cosa comporta per l'Unione Europea? I temi essenziali, ecco, che poi magari avremo occasione di sviluppare in seguito. Allora, al di là dell'Unione Europea, io analizzo cosa accadrà ai popoli europei e non solo europei del mondo. Cioè, quindi, come ho anticipato prima, andranno avanti con la loro agenda. Non avranno più nessuno che li riesce a fermare. Quindi l'Unione Europea marcerà sempre di più sulla sua centralizzazione, sul suo governo di controllo totale anche nei confronti dell'Italia, quindi l'Unione Europea, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea. Ecco, quello accadrà. Quindi la Troica che governerà solo ed esclusivamente, e noi non conteremo più totalmente nulla. Gli stati nazione troppo democratici, secondo il pensiero appunto della Trilateral o di altri, scompariranno. Cioè, già le nostre carte costituzionali sono state fatte carta straccia, quindi, ripeto, si attuerà l'agenda del mondialismo. Non esisterà più l'Italia o gli italiani come popolo, non esisteranno più queste cose, scordiamocele. Ci saranno delle popolazioni, un melting pot fluido, dove le radici storico-culturali dei popoli saranno tagliate, e ci saranno solamente, tra virgolette, degli animali da soma o degli animali che nelle stie, dove gli verrà dato quel mangiare quotidiano dato dal reddito di cittadinanza. Con un governo centrale di tipo zootecnico a questo punto. Bravissimo. Ecco, professor Viglione, che ricadute ci saranno con l'elezione eventuale dovesse il 20 gennaio effettivamente insediarsi Biden? Beh, è quello che ha detto Cosimo Massaro. Sarà praticamente, non avranno più ostacoli, questa è la vera frase, questo è il vero punto fondamentale, non avranno più nessun ostacolo, a meno che non dobbiamo immaginare appunto scenari apocalittici, ma che secondo me sarebbero invece paradisiaci, nel senso che sarebbe la giusta purga da dover attraversare per potersi salvare, e di immaginare appunto o una resistenza di Trump o addirittura qualcosa potrebbe accadere in Russia, che io noto che da febbraio la Russia tace, diciamoci la verità. È un silenzio, silenzio proprio molto chiassoso, come si potrebbe dire, usando uno spazio, esattamente, no? Esattamente. È qualcosa che non lo possiamo sapere naturalmente, probabilmente stava aspettando questi giorni anche in Russia per capire quello che sarà il futuro, perché bene o male non è che quello che sta accadendo, la Russia non è, che ne so, dico per dire, l'Albania o forse perfino la nostra povera Italietta. La Russia è uno del triangolo che guida il mondo, e quindi inevitabilmente non può rimanere in silenzio in eterno. Allora, purtroppo, intanto però, se vince Biden, è evidente che accadrà quello che ha detto Cosimo, con presupposti che inimmaginabili. Ora mi rendo conto che questo può portare angoscia in chi ascolta, e in effetti c'è da essere angosciati, e anche perché questa cosa è anche ancora di più valorata dal fatto che è inutile ci nascondiamo dietro un dito, è inutile che mentiamo, è inutile che facciamo i bambini o gli idolatri.
l'Italia non ha più un'opposizione politica vera, nel senso che si oppone veramente. Questa è la dimostrazione, non è che di colpo sono diventati tutti traditori, è che probabilmente esistono delle forze talmente potenti che proprio ti costringono in qualche modo ad annullarti, sì, a fare una parte, a recitare una parte, ma ad annullarti. E questo è quello che verso cui stiamo andando incontro. Naturalmente chi ha fede può avere altre speranze, chi non ha fede dovrà tenere forte. Io credo che in queste situazioni, anche chi può essere diviso su alcuni punti importanti, come la fede, per esempio, ma ha una visione generale, come dire, simile, collimante, deve unirsi per salvare il salvabile. Perché in questo momento, io faccio sempre da storico, se posso fare un esempio, che però secondo me è molto calzante, a un certo punto a metà negli anni 30-40 del 1200 arriva Gengis Khan con le sue furie pazzesche che dalla profonda Asia aveva conquistato l'impero più grande del mondo e arriva in Europa. È talmente pazzesco quello che fanno che sono terrorizzati non solo i cristiani, sono terrorizzati pure i musulmani. Ebbene, in un momento in cui ancora esistono le crociate, ancora esisteva lo scontro militare tra Islam e cristianità, sapete cosa accadde? Che furono perfino i musulmani a dire ai cristiani uniamoci contro il nemico comune. E addirittura i papi del tempo, e anche l'imperatore, a quei tempi era Federico II, presero seriamente in considerazione l'ipotesi che per la prima volta nella storia si unissero cristiani e musulmani contro un nemico, contro degli extraterrestri, che in realtà erano appunto ovviamente i mongoli. E praticamente non accadde solamente perché morì Gengis Khan e quindi si sfaldarono, un impero troppo grande da conservare, se ne tornarono in Asia e continuarono la loro storia in Asia con Marco Polo e tutto il resto. Però questo, faccio sempre questo esempio proprio perché in qualche modo per far capire, a un certo punto qui è inutile continuare a stare divisi su tematiche, dobbiamo un po', chi capisce deve unirsi e deve reagire a quello che ci sta preparando. Perfetto, è proprio una disamina e un auspicio di grandissima importanza. Io direi che chiudiamo su questa disamina di grandissimo valore del professor Viglione, ma guarda Cosimo, se hai proprio un concetto proprio telegrafico per chiudere, lascio a te la chiusura. Guarda, io anzi sono contentissimo della chiusura che ha fatto il professor Viglione su questo, cioè cosa ci fa capire l'unione. L'unione tra chi ad esempio ha delle posizioni più di fede e anche chi non ha delle posizioni di fede, che però ha una visione generale di quello che sta accadendo, di ciò che sta accadendo. Quindi non possiamo andare al di là dell'unione, cioè l'unione fa la forza, e poi per chi ha fede, se no, non ci sarà l'aiuto di Trump, dovremo aspettare solamente la venuta di Gesù Cristo, non ci rimane altro, certo. Non ci rimane. Guardate, è una chiusura perfetta e direi che chiudiamo qui allora questa nostra intervista con grande piacere, professor Massimo Viglione, ringrazio. Grazie. E saluto, a presto, un grande saluto e un ringraziamento anche per il prezioso contributo a Cosimo Massaro e a presto. Grazie a tutti voi, vi saluto a tutti, ciao. Grazie a tutti.